per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Per non perdere le nostre tanto care tradizionali abitudini, esordiamo con una bellissima vignetta di Giannelli che appare sulla prima pagina del Corriere della Sera. Si profilano tempi duri anche per Babbo Natale. Allora, sapete che Babbo Natale indossa un abito, un costume, chiamatelo come volete voi, rosso, perché colore natalizio, rosso. Siccome ha paura di non lavorare, è andato in tintoria Babbo Natale. Si preoccupa perché se rimane in zona rossa, lui che è vestito di rosso, come fa a portare i regali, ad andare in giro? Allora ha pensato di cambiare colore, se non altro di farlo diventare di colore arancione il suo abito. Allora dai, bravo Giannelli, Babbo Natale in tintoria per cambiare colore. E dice alla commessa o alla titolare: si può farlo diventare arancione il suo mantello rosso in tintoria? Ne vedremo delle belle. Ci vogliono impedire anche di stare con i parenti. Nei prossimi giorni vi dirò anche altre cose pruriginose che vengono dalla capitale. Il monarca Conte si prepara a farci stare segregati in casa, il famoso confinamento. Chiedo scusa ai miei censori, a sti quattro sacchetti a perdere anonimi, se io non parlo come tanti pecoroni e non, perché non sono solo i pecoroni a dire lockdown, io parlo all'italiana per farmi capire dalla mia gente. Confinamento, cancellate lockdown e dite confinamento, segregati in casa, fatevi capire. Però non c'è niente da fare, a Roma valgono poco niente come spessore politico, ne sono convinto, però sono bravi, sono degli artisti nella comunicazione. Sapete che io sono obiettivo, io riconosco sportivamente, obiettivamente il valore dell'avversario, quello che non fanno gli altri nei nostri confronti, perché nella vita bisogna essere onesti intellettualmente. Quando hai a che fare con persone all'altezza, ti confronti, dialoghi. Dialogo che non può essere portato avanti quando ti trovi a parlare con i sacchetti a perdere, con quelli che hanno portato il cervello all'ammasso, con quelli che a prescindere ti odiano. Allora diamo merito all'organizzazione che il monarca che ci governa, tale Giuseppe Conte, alle spalle, hanno messo su un'organizzazione di rispetto di primo piano.
Quante volte mi avete sentito dire che loro veicolano? Quante volte ho detto che fanno vedere Conte? Ormai hanno consumato quelle immagini, il solito corridoio, lui che avanza vicino alla scrivania che fa finta di firmare, quando sta per salire in macchina, alza, saluta, immagini di repertorio ormai sono sempre quelle che ti fanno vedere Giuseppe Conte in evidenza. Diamo atto che sono bravi. E quante volte, anche ultimamente, ho sottolineato un aspetto che fanno vedere quello che vogliono loro. Quante volte ho detto che utilizzano i mezzi di informazione nazionali per portare acqua al loro mulino, per impietosire gli italiani. Dovete darmi atto, perché è tutto pilotato. Adesso vengo a sapere, con ritardo, ma io non sono un editore, che hanno confezionato un provvedimento volto a riconoscere soldi a televisioni, radio, anche locali, che si rispettano, che rispettano anzi, che si comportano in una certa maniera e che rispettano le loro condizioni. In parole povere, ti danno soldi a condizione che tu, Enzo Spatalino, ti comporti come dicono loro, a condizione che tu faccia vedere i loro filmati. Vergognatevi! È chiaro che io non potrei lavorare in una di quelle televisioni, perché io sono un tipo che va a 360 gradi, sono una scheggia impazzita nell'etere televisivo, nel bene e nel male. Non potrei più fare le mie opinioni, ecco. Se prima Free dovesse avere il riconoscimento, magari il nostro editore li avrebbe presi i soldi, io sarei andato via. Sapete che io dico quello che penso e non c'è cosa più bella in questo meraviglioso mestiere di formazione e di contatto con la propria gente, di essere se stessi. Danno soldi subordinando il tutto al loro comandamento. E vi sembra una cosa giusta? Onestamente, vi sembra giusto? Devi mandare in onda quello che dicono loro? Insomma, ti devi uniformare al credo romano. E io lo dico da mesi, mi dovete dare atto, io non sapevo dell'esistenza di questo provvedimento. Si devono solo vergognare. Comprano i giornalisti, quante volte io ho detto pennivendoli, ma è il bello che ci possono essere anche giornalisti bravi, liberi, ma che per campare, per sopravvivere, dovranno uniformarsi a quelle che saranno le superiori direttive editoriali. Perché se l'editore di Prima Free prendesse 10 milioni di euro, per esempio, se ne frega di Enzo Spatalino, mi direbbe: Enzo, io ti voglio bene, ci conosciamo da tanti anni, ti stimo, però pecunia non olet, anch'io tengo famiglia e quindi dovrei trovarmi un altro lavoro. Ecco perché qui a Prima Free ci sono le condizioni ancora di libertà. Non mi possono comprare. Non c'è prezzo, signor Conte, si rivolga agli altri. E qui in provincia di Padova, non posso fare i nomi logicamente per riservatezza, ma ci sono diverse televisioni, qualcuna anche passa per grande TV,
non posso dire nomi, prenderanno soldi. Voglio vedere in quelle TV come si comporteranno quando Roma manderà filmati, imporrà filmati, notizie. Diventeranno schiavi di Roma. Almeno noi siamo piccolini, ma abbiamo questa bella facoltà di essere ancora liberi, di essere onesti. Allora pregherei la regia di Giovanni Stoppa di far vedere quel video. Lo confesso, io prima di stamattina non ero a conoscenza di questo provvedimento romano che elargisce soldi alle televisioni, alle radio, che si comporteranno come vogliono loro. E ditemi, se questa è democrazia, dov'è la dignità di un editore, di un giornalista che si rispetta? Vergognatevi! Dai, regia! Dicevamo, un nuovo decreto del governo pubblicato da pochissimo in Gazzetta Ufficiale, di cui chissà perché nessuno dà notizia, concede l'erogazione di ingenti fondi e quantità di fondi verso televisioni e radio locali, ma a quali condizioni? Condizioni sicuramente che non possono essere sottovalutate, come ci riferisce in questo servizio Michele Crudelini. Paese dove l'informazione è controllata da poche persone. Nello stesso paese il governo ha istituito una task force per controllare l'informazione durante un periodo d'emergenza. Sempre nello stesso paese il governo ha deciso di riempire di soldi tutte quelle emittenti che utilizzeranno il loro palinsesto per far passare messaggi preconfezionati dallo stesso governo. Penserete che si tratti della Russia, dell'Ungheria o forse della Corea del Nord? No, in realtà stiamo parlando dell'Italia. Con un decreto legge del 12 ottobre scorso del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre, il governo ha istituito il cosiddetto Fondo Emergenza Emittenti Locali. Detta così, sembra si tratti di una generosa e lodevole iniziativa per aiutare imprese in difficoltà. In realtà, a leggere bene il decreto, l'aiuto del governo Conte non è disinteressato. Anzi, il fondo infatti prevede un'erogazione totale di 50 milioni di euro da distribuire alle emittenti televisive e radiofoniche locali che ne faranno domanda, ma ad una condizione, e cioè quella di impegnarsi a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi, messaggi ad arte confezionati dall'esecutivo e che quindi ne seguiranno la linea politica di fondo. Ci dobbiamo quindi aspettare un insieme raffazzonato di spot a metà tra il paternalistico e l'allarmismo ipocondriaco, da lavati le mani a ricordati di mettere la mascherina, fino ad improbabili raccomandazioni su come bisogna stare distanziati, seduti durante il cenone di Natale. Le emittenti locali si potranno così trasformare in un grande megafono governativo. D'altronde l'offerta sul piatto è più che allettante, i tanti soldi messi a disposizione in un momento così delicato assumono i contorni di una strada senza via d'uscita. Per le televisioni commerciali si parla di un compenso che parte da una base di 750.000 euro in cambio del passaggio di almeno 20 spot giornalieri in fasce orarie ben specificate dalle indicazioni del governo. Il tariffario comprende così diverse opzioni con differenti compensi in base al numero di spot pubblicati. In sostanza, più spazio offri per farti portavoce del governo e più guadagni. Sono già numerosissime le emittenti che hanno fatto domanda e che a partire dal prossimo mese potranno passare all'incasso e alla pubblicazione dei contenuti. Più di 400 televisioni, quasi 500 radio sono nella graduatoria. Alcune di loro possono ambire a ricevere addirittura oltre 1 milione di euro per il servizio. Preoccupante è la celerità con cui sono stati trovati e stanziati questi fondi, in un momento in cui il governo tentenna invece nell'erogazione dei ristori per le attività costrette alla chiusura. Questo decreto rappresenta l'ultimo atto di un governo che sembra voler porre sempre più sotto il suo controllo il mondo dell'informazione, trasformando televisioni, giornali e radio in una grande Pravda o in un nuovo istituto Luce. Con una task force al proprio servizio, con l'aiuto di YouTube che sta chiudendo i canali non allineati e con il martellante utilizzo di spot diffusi su tutto il territorio nazionale, il governo Conte si sta per caso costruendo un'autostrada per silenziare ogni tipo di contraddittorio? Avete sentito? Quindi avete capito come da Roma
indottrinano, manipolano l'informazione, quello che dico io da tanto tempo. Come potete voi vedere un video che fa vedere Enzo Spatalino? La verità non la faranno mai vedere le televisioni nazionali, le radio nazionali e tante TV locali. Non hanno interesse a far vedere le cose vere, perché sono pagati sti quattro mercenari, sti ladroni, pennivendoli. Pecunia non olet, dicevano i latini, il denaro non puzza da qualunque parte esso provenga. Noi siamo fatti male, siamo fatti alla vecchia maniera, nel rigoroso rispetto dell'onestà, della nostra dignità e della nostra coerenza. Caro monarca, di al tuo spin doctor che Enzo Spatalino non si vende, non mi chiuderete mai la bocca, mi volete far fuori, fatelo, ma non sono in vendita, perché devo informare la mia gente. Una manciata di secondi e poi vado a chiudere con una notizia che viene da Bergamo, mi ha informato un mio caro amico, a più tardi. Contarato Lindo, 7 negozi in uno a Bastia di Rovolon, Padova. Ampio showroom, commercio già a disposizione, in pronta consegna di pavimenti legno e laminati. Settore parchettista con vernici speciali per legno, sottofondi pavimento, colle ecologiche. Settore dipintore, prodotti di bioedilizia per costruire sano, prodotti certificati ed ignifughi, idropitture, pitture silicate, semilavabili, stucchi, smalti, antimuffa garantiti 6 anni, spettrofotometro per la lettura delle tinte. Settore falegnameria, con profili e listelli in legno, solai, sottotetti, battiscopa, perlinati, pannelli in legno su misura, serramenti, porte per alberghi, porte blindate, ampia scelta in pronta consegna. Contarato Lindo, 7 negozi 1 a Bastia di Rovolon. Contarato Lindo, puoi trovare tutto questo in un unico negozio, www.contarato.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Un mio caro amico, un commercialista di Bergamo, il dottor Diego Caironi, anche lui è una sentinella, mi informa. Io non mi sono mica meravigliato, perché spesso anche qui nel Veneto succedono ste schifezze. Un sacchetto a perdere, perché di sacchetto a perdere si tratta. Questo signorino rientra nella particolare tipologia di sacchetti a perdere cui si riferisce da tempo Enzo Spatalino, cui io riserverei un certo trattamento. Questo fu arrestato, aveva rubato in un'abitazione. Il giudice lo condanna, ma lo manda fuori, come succede ormai dappertutto, no? Sembra quasi che non ci sia spazio nelle patrie galere per sti quattro gaglioffi, sti sacchetti a perdere. Lo scarcera, questo appena esce dal tribunale ne commette un altro di reato. Assalta una poveraccia, siamo in centro a Bergamo, le strappa il cellulare, la spintona, non vi dico. Il giudice lo scarcera per un tentato furto, ricordavo bene. Poche ore dopo rapina una donna. In via Paleocapa, in pieno centro a Bergamo, ha strappato di mano il cellulare a una donna che stava telefonando. Lei ha provato a reagire, logicamente, ma lui l'ha spintonata. Ecco, secondo voi è normale tutto questo? Mi chiamate razzista, mi dite su di tutto, ma io ho il diritto-dovere di commentare
queste nefandezze. Io l'avrei mandato in galera, non l'avrei scarcerato. Vedi, lo pigliano per un furto, processato per direttissima e subito fuori. Questo esce dal tribunale e assale una donna. Tu con questa gentaglia non puoi dialogare. E allora bisognerebbe adottare le maniere forti. Grazie al mio amico Diego Cairone di Bergamo per avermi segnalato sta porcata. Adesso chiudo velocemente con un altro video che vi fa capire il pericolo che stiamo correndo. Io un giorno sì e a volte un giorno anche ne parlo, ma a Roma fanno spallucce. Ci controllano, mettono multe a anziani che si siedono, si distraggono, a ragazzi che si scambiano un'effusione, un bacio. Abbiamo i nostri controllori zelanti, dura lex sed lex, la legge è legge, va rispettata. Però non la fate rispettare a sti quattro sacchettoni a perdere che continuano ad arrivare, ci stanno invadendo. Maledizione, che vi venisse un colpo quando legiferate. Pregherei il buon Giovanni Stoppa di offrire quell'altro video. Grazie alle mie sentinelle, l'ennesimo barcone con un centinaio di falsi profughi, scortato dalla motovedetta della capitaneria di porto, non so, vanno lì e poi sta gente dove va secondo voi? Sono duri con noi italiani, si preparano a farci chiudere in casa con il confinamento e sta gente a Natale, a Capodanno, secondo voi starà a casa, rispetterà il confinamento, il vostro maledetto lockdown? Faranno quello che caspita vorranno loro. E tu non li potrai controllare, perché fai prima a controllare il vecchietto, il nonnino, i due fidanzati, dando loro multe che centinaia di sacchetti a perdere. Questa è l'unica verità, non ce ne sono altre. Dai regia! Buongiorno da Lampedusa, continua l'invasione, guardate che barcone che sta appena arrivando, guarda. Guardate, guardate, adesso vanno a battere contro gli scogli perché... se non fanno la retromarcia, guardate che roba, guarda, guardate, guardate, guardate che barcone, pieno, saranno circa 200. Continua l'invasione sulla nostra isola, continuano ad essere infettate le forze dell'ordine, continua il ministro dell'interno e il presidente del consiglio ad occuparsi del Covid, e non della situazione allarmante che c'è dentro il centro d'accoglienza e nella popolazione lampedusana. Guardate che roba, è incredibile ciò che avviene, incredibile, nessuno ne parla, noi continuiamo a documentare, la vedetta della Guardia di Finanza si sta affiancando da quella parte, tutti gli operatori sono appena arrivati, qua c'è l'altra della Capitaneria di Porto, eccola qua. Questo è ciò che avviene a Lampedusa, noi documentiamo sempre, vi prego, condividete. Ministro dell'Interno, è bene che dia le dimissioni, perché nonostante la dichiarazione del blocco navale, una dichiarazione di facciata che il centrodestra ripete da anni, a Lampedusa continua l'invasione. Noi cerchiamo di documentare, perché non ne parla nessuno, il centro è arrivato al collasso. Non ce la fanno a svuotare il centro con le navi quarantena, non fanno in tempo a svuotarlo perché si riempie di nuovo, ormai ci sono mille clandestini a regime dentro il centro che ne può contenere 190 circa, 200. Le forze dell'ordine sono contagiate, abbiamo grossi numeri tra Capitaneria di Porto, Carabinieri e Guardia di Finanza. Fanno orari estenuanti, continuano gli sbarchi e nessuno se ne occupa, nessuno interviene.
Avete visto, avete osservato bene il barcone con tutti questi baldi giovanotti? Il futuro dell'Italia, diceva la Boldrini. E valga il vero! Anche per oggi penso che possa bastare. Velocemente sono vicino agli amici miei corregionali dell'Irpinia. Oggi ricorre il 40° anniversario. Il 23 novembre del 1980 un terribile terremoto devastò l'Irpinia, migliaia e migliaia di morti. Voglio vedere lo Stato cosa ha combinato. Era la mia una semplice solidarietà a quella gente. Grazie per la cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e un grazie alla regia di Giovanni Stoppa per la parte tecnica. Arrivederci.